Dopo aver trattato nelle due lezioni precedenti i primi sei satelliti storici di Saturno in ordine di distanza dal pianeta, cioè Mimas, Encelado, Teti, Dione, Titano e Rea, prendiamo ora in considerazione altri due satelliti storici che sono relativamente vicini al pianeta, che sono Iperione e Giappeto. Qui vedete inoltre che è stato aggiunto un altro satellite. In realtà anche questo è un satellite storico perché è stato scoperto praticamente alla fine del 1800, però si trova decisamente più distante rispetto agli altri precedenti otto satelliti. Ma vediamo ora di prendere in considerazione il settimo satellite importante in ordine di distanza dal pianeta Saturno, il satellite Iperione. Questo satellite è stato scoperto nel 1848 da Bond e Lassell ed è stato anche attribuito a questo satellite il nome di Saturno VII, che sta a indicare appunto il settimo satellite in ordine di distanza dal pianeta. Questo satellite si trova ad una distanza dal centro di Saturno di circa 1,5 milioni di chilometri. Possiede un periodo di rivoluzione che si attesta intorno ai 21,3 giorni ed ha un'eccentricità abbastanza elevata, ben di 0,1. Tuttavia, a differenza dei precedenti satelliti, le sue dimensioni sono relativamente piccole perché il diametro di questo satellite oscilla tra i 205 e i 360 km. Questa oscillazione ci fa subito capire che è un satellite che non ha una forma sferica, ma è un satellite con una superficie molto irregolare. Quindi è un satellite decisamente molto alterato secondo i suoi principali assi cartesiani. La massa di questo satellite è di 5,6 per 10 alla 18, quindi è una massa relativamente piccola, date anche le sue piccole dimensioni, e mostra anche una rotazione caotica, proprio per il fatto che, essendo un corpo non sferico ma decisamente deformato, non è possibile attribuire a questo satellite una rotazione unica. La temperatura alla sua superficie si aggira intorno ai meno 180 gradi centigradi e, grazie proprio alle sue piccole dimensioni, questo satellite non possiede un'atmosfera. Probabilmente questo satellite di piccole dimensioni è stato ottenuto dalla frantumazione di un satellite decisamente più grande, quindi in un lontano passato si pensa che esistesse un satellite di grosse dimensioni che è stato diciamo bombardato da un meteorite il quale l'ha frantumato generando pezzi decisamente più piccoli e lasciando diciamo una parte più grande che rappresenta attualmente il satellite Iperione. Questo satellite si trova in risonanza con Titano, che come abbiamo visto è il satellite più grande di Saturno, nel rapporto 3 a 4. Questo cosa significa? Significa che 4 rivoluzioni di Titano intorno a Saturno corrispondono esattamente a 3 rivoluzioni di Iperione intorno allo stesso pianeta. La superficie di Iperione è una superficie uniforme ed ha un albedo di circa 0,3, quindi diciamo che riflette non molto la luce del Sole, soltanto il 30% viene riflessa. Il motivo di questo albedo relativamente basso dipende da dei residui di metano provenienti sia dal satellite Titano e dal satellite Febe. Chiaramente queste sono delle ipotesi per cui queste sostanze che si sono depositate sulla superficie di Iperione danno un aspetto non brillante come ad esempio ha il satellite Encelado, che è praticamente ricoperto di ghiaccio. Presenta diversi crateri, di cui il più grande ha un diametro di circa 120 km e la struttura interna si pensa che sia costituita da ghiaccio d'acqua perché ha anch'esso una densità estremamente bassa.
Passiamo ora all'ottavo satellite storico di Saturno, che è stato chiamato Giapeto. Questo è stato scoperto da Cassini nel 1671 ed è stato poi attribuito a questo satellite il nome di Saturno VIII, proprio perché rappresenta l'ottavo satellite in ordine di importanza, di distanza e storico dal pianeta Saturno. Questo satellite ha un semiasse maggiore, quindi una distanza dal centro di Saturno di 3 milioni e mezzo di chilometri, 3 milioni 561 mila chilometri. Un periodo chiaramente decisamente più grande di quello precedente di Iperione, di 79 giorni, 3. Una centricità di 3 centesimi che è significativa, ma è bassa se la consideriamo rapportata alla eccentricità di Iperione. L'inclinazione anche qui è un'inclinazione relativamente alta, perché è di 7,6 gradi rispetto al piano equatoriale del pianeta Saturno. Il diametro, come vedete qui, è decisamente più grande di quello di Iperione, di 1471 km, quindi è un satellite paragonabile con gli altri satelliti che abbiamo visto precedentemente. Ha una massa di 1,8 × 10^21, una densità di 1,08 grammi per centimetro cubo, e questo sta a indicare che è prevalentemente costituito da acqua, perché ha una densità paragonabile a quella dell'acqua. Ha una rotazione sincrona, anche perché le dimensioni di questo satellite sono relativamente grandi, e la forma di questo satellite non è così alterata come quella del satellite Iperione, per cui la rotazione sincrona, cioè, vuol dire che il satellite mostra sempre la stessa faccia a Saturno. L'inclinazione in questo caso raggiunge ben i 15 gradi, quindi un'inclinazione relativamente alta. È composto sostanzialmente da ghiaccio d'acqua e con poco materiale roccioso. Ha una forma, come abbiamo accennato, non perfettamente sferica ma oblata, e l'emisfero scuro ha un albedo di 0,04, quindi è un emisfero che riflette poco la luce del Sole, quindi solo il 4% della luce che arriva sulla superficie di Giapeto viene riflessa, mentre c'è un altro emisfero più chiaro che ha un albedo di 0,5, quindi vuol dire che il 50% della luce che proviene dal Sole viene riflessa da questo emisfero. Diciamo che l'emisfero scuro è fatto di materiale organico, quindi appunto la presenza di materiale organico dà una caratteristica più scura alla superficie, e si pensa che questo materiale più scuro proviene dall'interno della superficie di Giapeto per mezzo di fenomeni di tipo vulcanico. Inoltre la sonda Cassini, che ha visitato questo satellite in un incontro ravvicinato, ha messo in evidenza una cresta montagnosa di ben 1300 km con un'ampiezza di 20 km e un'altezza di 13 km, e quindi è, diciamo, una caratteristica peculiare di questo satellite. Questo satellite è molto craterizzato, e diciamo che il cratere più importante, che si chiama Turris, ha un diametro di ben 580 km. La superficie di questo satellite si pensa che sia molto antica, e anche perché non ci sono degli sconvolgimenti tali da fare capire che ci sono stati rimescolamenti in tempi più recenti del materiale presente su Giapeto. Passiamo ora a Febe, che rappresenterebbe il nono satellite, diciamo, in ordine di importanza e anche storico, anche se la storia di questo satellite è abbastanza recente, perché praticamente ci troviamo quasi agli inizi del 1900. È stato appunto scoperto nel 1899 da William Pickering,
e il suo semiasse maggiore, quindi la sua distanza da Saturno, è di ben quasi 13 milioni di chilometri, più precisamente 12 milioni 948 mila chilometri. Per cui, se uno fa un rapido confronto, questo è quattro volte più distante di quanto lo sia Giappeto da Saturno. Il periodo ovviamente orbitale è estremamente lungo, è più lungo del nostro periodo orbitale perché ammonta ben 550 giorni. L'inclinazione è di 152 gradi. Ecco, questo 152 gradi ci fa capire che ha una rivoluzione non diretta come praticamente tutti i satelliti che si trovano all'interno di questa orbita, ma ha un'orbita retrograda, vuole dire che gira intorno a Saturno in senso orario. Il diametro di questo satellite è un diametro relativamente piccolo, diciamo che si aggira intorno ai 213 km. Mentre la temperatura sulla sua superficie si aggira intorno ai meno 163 gradi centigradi. L'albedo, anche qui come vedete 0,06, vuol dire che soltanto il 6% della luminosità del Sole viene riflessa da questo satellite. Mostra una superficie decisamente caratterizzata e forse questo satellite probabilmente fu un asteroide che fu catturato da Saturno proprio perché si trova ad una distanza molto elevata. Infatti qui abbiamo detto che questo satellite si trova a ben 13 milioni di chilometri. La densità è di 1,64 grammi al centimetro cubo e per cui si pensa che questo satellite sia costituito per il 50% da roccia e il 50% da ghiaccio, che dovrebbe trovarsi sotto una coltre scura costituita da materiali diversi dal ghiaccio, quindi con bassa riflettività, che ha però soltanto uno spessore di circa 500 metri. L'anello di Febe, che è stato scoperto dal telescopio Spitzer nel 2009, e probabilmente è stato proprio creato dal satellite stesso, quando in origine probabilmente si è formato questo satellite, parte del materiale di questo satellite si è disposto su di un anello che viene appunto chiamato anello di Febe e che è stato scoperto molto recentemente proprio per la sua debole luminosità. È inclinato di 27 gradi rispetto agli altri e si estende dai 6 ai 16 milioni di chilometri, quindi Febe si trova all'interno di questa fascia costituita dall'anello stesso, chiamato anche anellone, e di conseguenza questo anello probabilmente è stato effettivamente generato da Febe. Allora, più o meno abbiamo discusso dei satelliti principali e storici di Saturno, però noi sappiamo al giorno d'oggi, grazie alle missioni spaziali, che globalmente sono stati osservati circa 62 satelliti, ma probabilmente ce ne sono molti di più proprio perché la zona nei dintorni di Saturno è estremamente popolata da polveri, detriti, e quindi è possibile che esistano dei corpi rocciosi che orbitano intorno a Saturno di dimensioni decisamente più piccole. Infatti qui ho riportato uno schema diciamo che ci fa vedere i vari satelliti in ordine di distanza dal pianeta. Questo schematicamente, molto schematicamente, è il pianeta Saturno. Ecco, diciamo che per arrivare al primo satellite storico, che è Mimas, il quale si trova a 167.000 km dal centro del pianeta, ebbene in questa fascia tra il pianeta e Mimas ci sono 9 satelliti. Sono 9 satelliti chiaramente di piccole dimensioni, qui si parla appunto di qualche centinaio di metri o di qualche chilometro, comunque sono stati osservati appunto questi 9 satelliti.
Dopo Mimas abbiamo altri tre satelliti. Successivamente incontriamo Encelado, che si trova a 238.000 km. Ancora dopo abbiamo Teti, con 295.000 km di distanza dal centro del pianeta, poi altri due satelliti appunto di piccolissime dimensioni rispetto ai satelliti storici, poi Dione con 377.000 km di distanza, altri due satelliti, quindi il satellite Rea a 527.000 km e per poi arrivare a Titano, che si trova a 1.200.000 km. Successivamente abbiamo Iperione, che si trova a 1.500.000 km, poi Giapeto a 3.600.000, poi altri due satelliti di piccole dimensioni, infine il satellite Febe, molto più distante dei precedenti, a circa 13 milioni di chilometri, 12,9. E poi dopo sono stati osservati, diciamo, entro una distanza di 24,5 milioni di chilometri, altri 35 satelliti, ma anch'essi sono tutti di piccole dimensioni, quindi vanno da pochi chilometri a qualche decina di chilometri. Inoltre sono state osservate 148 piccole lune nel 2007 in una fascia compresa tra i 126.750 e i 132.000 km. E queste piccole lune sono state probabilmente ottenute dalla disgregazione di un satellite. Quindi questo satellite originariamente grande è stato colpito da un impatto meteorico. Questo impatto ha creato appunto queste 148 piccole lune. I diametri di queste piccole lune sono estremamente piccoli, perché vanno dai 40 fino ai 500 metri al massimo, quindi sono degli oggetti estremamente piccoli che solo grazie alle missioni spaziali sono stati messi in evidenza. Inoltre sono stati anche osservati degli altri satelliti che vengono chiamati pastori degli anelli, cioè come in un gregge esistono praticamente dei cani che si portano all'inizio e alla fine del gregge e cercano di mantenere il gregge di pecore o di altri animali compatto affinché non si disperda, anche qui abbiamo dei satelliti pastori. Questi satelliti pastori praticamente confinano gli anelli in spazi ben prestabiliti e sono interne ed esterne al sistema di anelli che abbiamo visto precedentemente. Inoltre abbiamo anche dei satelliti coorbitali, cioè sono dei satelliti che mostrano la stessa orbita e hanno dei semiassi diversi di pochi chilometri. E diciamo che questi satelliti però hanno la fortuna di non venire a collidere tra di loro, perché si scambiano la loro orbita, diciamo, mediamente ogni 4 anni. Quindi un satellite che prima era interno diventa esterno rispetto all'altro. In più abbiamo le lune troiane, che, come abbiamo già detto precedentemente, sono delle lune che vengono praticamente a situarsi nei punti lagrangiani L4 ed L5, che si trovano avanti e indietro di una sessantina di gradi rispetto ad un satellite più grande. Quindi queste lune troiane hanno praticamente lo stesso periodo orbitale del satellite più grande, che li mantiene in quella posizione. Ecco, con questo abbiamo praticamente concluso tutto il discorso sul pianeta Saturno, sui suoi anelli, sui suoi satelliti, per cui nella prossima lezione incominceremo a trattare un altro pianeta importante che si trova immediatamente dopo il pianeta Saturno, cioè il pianeta Urano. Quindi arrivederci alla prossima lezione.